E quando ero piccolina sentivo sempre parlare di Piero Chiara e sono cresciuta con quest'idea dei grandi film girati dall'Attuat, da Risi. Solo che quando ho voluto fare l'attrice non c'era più neanche una sala cinematografica e ho dovuto andare via per intraprendere questa strada. Così il mio sogno è sempre stato quello di riportare il cinema nella mia terra. Quest'anno, il 2013, sarà il centenario di Piero Chiara e ho avuto questa grandissima fortuna di riuscire a ottenere i diritti del romanzo Il Pretore di Cuvio, che erano 35 anni che se le dibattevano e Ronconi ha scelto me. Ho aperto una casa di produzione che si chiama Kikinshi, perché è proprio l'idea di riportare qui il cinema e fare tutti insieme questo grande film. Il cinema oggi in Italia è difficilissimo perché i fondi alla cultura sono stati tagliati, perché siamo in un momento di crisi, quindi può essere ritenuto superfluo, di conseguenza è molto complicato farlo già a livello nazionale. Si figuri in un posto di provincia dove oggi tutto è lontano dal cinema, quindi il cinema è una vera e propria industria che riporterà turismo, riporterà introito e risveglierà questa terra. Questo palazzo meraviglioso della provincia di Varese sarà una location, sarà principalmente Luino e il lago, ma anche tanto Varese con le sue corti, che hanno avuto negli anni veramente la fortuna di rimanere conservate nella meraviglia degli anni 30 in cui è ambientato il film.